successo. Oh, servizio, figlio. Oh. Fate largo che sono un manino. Oh, che guarda da quello! Guarda, aspettino, ti svego. Che cosa è successo? Servizio. Oh, ma... Amica, sono di io! Ma cosa... Sono brasileiro, ma amica sono viados. Cosa c'è? Cosa ti è successo? Sei svenuto? Che hai fatto? No, io dormo sempre così, perché nelle favelas, quando ero nella favelas do Brasil, praticamente io dormivo per terra, perché no letto non c'è, non c'è il dinero, ah, il dinero per il letto, su, letto, letto e quindi niente, così. Abituatissimo. Ah, vabbè, capito. Ma... Quindi, vabbè, posso, tranquillo. Io pronto per... Pronto per... Pronto per... Adesso ci chiamiamo partita! Allora sei pronto, Scrittigno? Pronti. Occhio che a quanto so è abbastanza forte la squadra avversaria. Non imposi, perché in Brasile ho fatto tante gare con squadre più forti, meno forti, più forti, meno forti, però comunque avevo sempre vinto con un piccolo, anche piccolo tra gol e gol, sì, tipo 40-0 sul primo processo. Yes. Ma senti una cosa, te hai per caso un giocatore preferito? No, non so, perché cioè, te sei un talento, però magari c'è qualcuno che ti piace. Giocatore preferito, pensando a mio Fengi, mi fai 6-7 anni quando giocai a Giappalengi, Paulo Roberto Falcão, mi piace forte. Poi mi piace Zico della Blue di Brasil, poi mi piace Aristoteles della Longobarda, molto belgi, e poi c'era un altro vicino, Socrates, il cosa, il cugino do filosofo Socrates. Ah, cioè, sono parenti per me. Parigi, no, un tegi, molto un tegi, talmente un tegi che non ti puoi crescere. Ok, non sapevo. Ma senti una cosa, ma uno non brasiliano, c'è qualcuno magari da fuori Brasile che piace? C'era un giocatore del paese dell'est, est mediatico, e... Russo? Più o meno, e ricordo bene quando lo incontrai. Da dove vieni? Io sono di una città che è in Romania, si chiama Bucarest, paese dell'est. Rom, puoi trovarlo in tutti i quartieri pericolosi di Bucarest. Io sono in Roma. Io vengo dal Brasile. Oh, io ho visto tua maglia bella. Vuoi fare il cambio? Mia maglia è stella rossa a Bucarest. No, io tengo la mia maglia e te la tua. La mia bella con aria condizionata. Ti piace il calcio? Oh, io amo il calcio perché mio idolo, come tu essere brasiliano, Pelé, ricorda rovesciata, Argentina Maradona con la mano di Dio, e Higuita, il portiere, non so se ricorda questo che fa con mossa di scorpione. Io ho la mia mossa rumena, si chiama Cocoșca Bescoscu. Io faccio vedere te perché amo calcio, eh? Ok, grazie. Dovresti giocare in Italia. Oh, amico, io grande sogno di andare in Italia per giocare. Mia squadra, amore, squadra è italiana. Qual è l'equipo? L'equipo è, no, ora è fallito, tiene mafia, si chiama Ancona. Il mio sogno è giocare là, Ancona. Spero di vederti in campo. Oh, amico, grazie. E ricorda una cosa fondamentale. Noi rumeni, no cattivi. Noi persone buone. Amare solo calcio, natura. Mare e ancora calcio, eh?
perché. Grazie, vado. Grazie amico. Saudade. Saudade a te amico. Pronto, Jorge? Come stai, amico? Sì, 5 puttane ieri, eh? Io ho occupato tutti quanti. Sì, 3 radio e un appartamento, eh? E ho rubato tutto. Noi gente dei paesi dell'est, siamo gente migliore, eh? Ciao, Jorge. Salutami a Vassini. Ciao. Ok, dai, giochiamo perché mi sa che ci aspettano un campetto di un casino. Vabbè, vabbè. Ma aspetta, aspetta un attimo, noi dopo la partita andiamo a ballare, vuoi venire con noi? Balleggi. Contro la natura, ne cresce di devao, ne va sulla calura, non appena te guardao. E dunque mi sconfigno, c'ho un attacco dei morti, è duro come il legno, te devo far sentire. Ma leggi forse mi piace, dicemici, va bene. Da dove vieni?
Avevo tedesco. Da russo, da dove vieni? Da dove, Russia. Dove vieni? Era russo. Vedete, fare un brasiliano. No, cazzo, non mi fa... Dai, lascia il rec. Dai, che mi squadra con la cacca. Vai. Strettini, mi raccomando che quelli di stasera sono forti. No, ma che c'è squadra nella tua fila? Dopo tornando a casa. Dai. Come si vede qui? Vai. Ma porco dici? Non puoi ridere. Vai, 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 vai. Vado. Silenzio, dai. No, non posso ridere. No, okay. Peccato, penso se ci puoi senza volere, vabbè. Vai, vai. Senti, mi raccomando, perché quelli di stasera sono forti, eh. Molto forti? Sono forti, sì. No, che certo. Non mi viene da ridere. Lo so, ma sentivo. Allora. Nel mio cuoricino del Brasil. Avete qualche giocatore ce l'ha, cioè. Dai! Cuoricino Brasil. Dai, che mi stavo lì! Stava a venire, stava. Non puoi essere così. Dai, fa così lui. Sì. Dai, che non stava a venire. Dai, che coglione. Dai, prima le 5. Sono quasi le 2 di notte. Allora, sei pronto, Stettino? Moltissimi. Che cazzo è? Io non lo so, ma lascia fare. Vabbè, lascia fare. Lascia scorrere. Dai, aspettate ancora. Il making off sono stasera, l'ho detto. Ma sì. Tutto il making off 25 minuti, eh. Ok, vai. Allora, sei pronto, Settino? Che ne ho fatto di Pontecimi? Quello di Pontecimi, non lo so. Allora, sei pronto, Stettino? Pronto. Pronto. Cristo. Pronto, perché pronto. Approgi, 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 dico. Non la faremo mai, dai. Adesso la sua stronzata più grossa di tutto il film, niente. Allora, sei pronto, Stettino? Approgi. Attento che stasera la squadra avversaria è forte, eh. Dice forte, pro forte. Basta, dai, ma non la puoi fare, è impossibile, stasera non si può fare. Forte, basta di quello che hai detto prima, sì. Non è un problema. Forte per forte, forte per forte. Oh, 23 minuti, eh. Forse la seconda.